Sarà Guido Barilla, imprenditore della multinazionale del settore dell'alimentare, a ricevere il premio Parete 2022. Ermando Parete, originario di Abbateggio, era un vicebrigadiere della Guardia di Finanza che nel 1943 si rifiutò di combattere a fianco dei nazisti e fu rinchiuso nel campo di concentramento di Dachau, da cui fu liberato dall'esercito statunitense. La presentazione di questa nuova edizione si è tenuta nella caserma pescarese a lui intitolata, davanti anche ad alcune scolaresche. Il parallelismo con l'attualità è inevitabile davanti agli orrori delle guerre di oggi, ha dichiarato il figlio Donato. Mio padre avrebbe detto di studiare. Tutti gli ultimi 11 anni della sua vita, finché non era troppo anziano, è sempre stato nelle scuole a dare un messaggio ai ragazzi, che era il messaggio di studiare, di studiare, di studiare. Studiare vuol dire dotarsi di strumenti critici per saper leggere le cose, non per guardare all'orrore di guerra e di morti per dividersi in tifoserie superficialmente. Avrebbe detto: studiate, non riuscirete magari ad arrivare alla verità assoluta, ma è l'unico modo per avvicinarci. Quello è un impegno serio da perseguire. Prendere parte e dire butad e avrebbe detto lui in maniera un po' dura, è una gran fesseria. La premiazione avverrà in autunno all'Università Bocconi di Milano. Quest'oggi l'evento di proclamazione è tornato in presenza dopo 2 anni di stop causa Covid. Molto importante di ritornare ad aprirsi, ma soprattutto aprirsi ai giovani, perché il messaggio di Ermando Parete è un messaggio molto importante soprattutto per i ragazzi, perché dimostra come con la resilienza, la volontà di resistere alle ingiustizie si può poi lasciare un messaggio positivo anche alle passate generazioni.